Questo è il primo Natale che passiamo senza nostro padre. Se n'è andato il 31 agosto all'improvviso, troppo presto. Ha giocato d'anticipo, come faceva sul campo. La prima sensazione è che ti lasci un vuoto incolmabile e un silenzio assordante, ma poi capisci invece che ci ha lasciato tantissimo. Ci ha lasciato con due grandi insegnamenti: dare sempre il massimo. Come faceva lui sul campo, lui giocava 90 minuti senza darsi pace, senza risparmiarsi mai, e ci diceva sempre: io mi devo allenare più degli altri giocatori, perché gli altri giocatori hanno i piedi buoni, e lui, che era meno tecnico, doveva allenarsi più degli altri. E questo è un insegnamento che ci ha sempre trasmesso. E poi invece una cosa totalmente opposta era il fatto di portare il buon umore ovunque andassimo. Questa era l'altra sua grande dote: da una parte una grande serietà e dall'altra una capacità di intrattenere, di portare i sorrisi, il buon umore, le risate ovunque andasse. E questi sono i due messaggi che io e mio fratello ci portiamo nel cuore e abbiamo fatto nostri come un mantra. Ma c'è un'altra cosa che ci ha lasciato papà. Ci ha lasciato un messaggio. È un messaggio vocale mandato su WhatsApp a un amico una settimana prima di andarsene. Ma questo messaggio ha dell'incredibile, perché sembra fatto da una persona che sa di doversene andare. Ma la realtà è che mio padre stava benissimo e non poteva immaginare che un infarto l'avrebbe sorpreso e portato via da lì a poco. Ubi, volevano venire alla cena anche Scirea, Maradona, Cruyff, Müller, Corso, Boniperti e tanti altri. Ma devono giocare una finale Angeli contro Diavoli il 19 sera. 200.000 spettatori senza mascherine né Green Pass. Lì il Covid non c'è. Ci hanno invitato tutti alla partita. Mi hanno detto che lì ci sono tanti posti vuoti al loro stadio. Gli ho risposto che se possono aspettare qualche anno ancora è meglio, ma prima o poi ci vedremo. Si ricordano di me e mi hanno detto che nella nazionale degli angeli starò in panchina. E io sono d'accordo. Comunque gli angeli contro i diavoli vinceranno, perché sono più forti sulle ali. Ciao. In questo messaggio c'è tutto nostro padre, con la sua poesia e la sua voglia di scherzare. E credo che la sua frase finale sia un messaggio bello e di speranza verso il futuro, ma per tutti. Le ali, per noi che siamo ancora qui, rappresentano i nostri progetti, i nostri sogni. E se ci crediamo, se le alleniamo, se le nostre ali sono forti e non molliamo, probabilmente vinceremo e ci lasceremo alle spalle questo brutto periodo. Comunque gli angeli contro i diavoli vinceranno, perché sono più forti sulle ali. Ciao.